La ballerina ha ammesso scherzando che vorrebbe stare sia con Javier che con Lorenzo, ma sul web scattano le critiche. E ccc ho le news dal GF. Nel frattempo DNTRO è fuori dalla casa del GF e il comportamento di Shai la gatta sta dividendo tutti. Chi sceglierà alla fine tra Lorenzo e Javier? Grande fratello, Shai la indecisa. Non posso stare con tutti e due. Shai la gatta è tra le concorrenti del Grande Fratello che più sta facendo parlare di sé in questa prima fase del programma. Il triangolo nato tra lei, Javier Martinet e Lorenzo Spolverato, si è poi arricchito anche della presenza dell'emotiva Elena Prestes, e la situazione si è ulteriormente complicata. Shaila ha mostrato un atteggiamento molto altalenante, e sembra proprio non riuscire a scegliere quale dei due ragazzi le piaccia di più. Dopo un iniziale avvicinamento a Javier, infatti, la ballerina ha dichiarato con forza che non sentiva nulla per lui, ammettendo di provare attrazione per Lorenzo pur non amando il suo carattere. Nelle scorse ore però la gatta è tornata sui suoi passi, ammettendo di aver capito di aver sbagliato ad allontanare il pallavolista perché le fa bollire il sangue. Nelle ultime ore la ballerina ha avuto un'altra uscita che ha sollevato numerose critiche sul web. Parlando con Ilaria Galassi delle Non è la Rai, Shaila ha ammesso: io sono confusa, ma non è che sono venuta qui per fidanzarmi. Il mio obiettivo non è mai fidanzarmi. È solo che se ho delle curiosità, avanti e indietro, non ce la faccio più. Non si può stare con tutti e due? Ti immagini io che sto con tutti e due? La frase è parsa forte anche alla coinquilina che l'ha invitata a precisare che scherzava e Shaila in effetti ha ammesso che stava scherzando. I fan del GF non hanno apprezzato però la frase della ballerina, verrà chiarita in puntata o signorini lascerà correre? Shaila. Il mio obiettivo non è mai fidanzarmi, è solo magari se uno ha una curiosità, non si può stare. Ti immagini io che sto con tutti e due? Vabbè scherzo, Lorenzo e Javier i suoi giocattoli cancelletto Grande Fratello Pic. twitter.com/bllvt3g14b. Shai la gatta ed il rapporto con le altre donne, le parole shock. Ma Shaila non si è fermata qui perché in un'altra occasione ha esternato altre idee che hanno fatto storcere il naso agli spettatori. In una clip infatti è stata ripresa mentre si confidava sempre con Ilaria Galassi, questa volta in giardino. La gatta ha parlato del suo rapporto con le donne e come vorrebbe che la vedessero. Mi piacerebbe che le donne mi vedessero non come una cosa inarrivabile, questa cosa sexy. Per carità, sì, sono anche questo. Mi piacerebbe e mi auguro che seguano la diretta. Io sono tante cose, non sono solo quello. La bomba sexy che balla. Sui social è scattata l'ironia e le critiche nei confronti della ballerina, accusata di essere un po' troppo narcisista. In verità Shaila è apparsa molto sincera nel parlare di ciò che pensa e prova ed è anche per questo che oltre alle critiche ha comunque un gran seguito di fan che vogliono veder proseguire la sua avventura nella casa del GF. Voi cosa ne pensate?